Venerdì Santo a San Luca con Don Pino Strangio. Buonasera Don Pino, oggi vedo che non è solo. Eh sì, c'è con me il grande padre Stefano. Grande. Grande nel senso Intanto Don che Pino ha gli occhi che luccicano dalla gioia e dal piacere. attualmente nel mondo non c'è nessuno che possa parlare della Madonna come lui. Io lo chiamo il cantore di Maria, proprio mariologo di fama internazionale e che fa onore a San Luca. Io ho sempre fatto un paragone. Se dal punto di vista letterario, noi abbiamo Corrado Alvaro, dal punto di vista spirituale, teologico, abbiamo Padre Stefano. Quindi due poli che si incontrano nello stesso tempo e che danno lustro alla nostra comunità. La mia gioia è quella di Don Paolo, che proviene dal Congo, e quella di averlo qui con noi annualmente per le celebrazioni pasquali. Sarà lui stasera a chiamare la Madonna, sarà lui ad illuminarci con la sua parola, anche dall'alto della sua esperienza, oltretutto perché è un esperto di pietà popolare. Non solo parla bene della realtà della Madonna, di quello che ci dice il Vangelo, di quello che lui ha saputo studiare, non solo con lo studio ma anche con la preghiera, perché tutto quello che ci dice nasce proprio dalla preghiera, perché lo studio è sorretto dalla preghiera, almeno per i teologi. Ecco che viene qui a darci quelle lezioni per migliorare sempre le nostre celebrazioni. Si dice che c'è paganesimo, che ci sono delle situazioni che devono essere purificate. Ecco, lui dall'alto della sua esperienza e dei suoi studi viene e annualmente ci dà delle novità. Quest'oggi, proprio lo vedrete in chiesa, ha voluto mettere il crocifisso, noi avevamo un crocifisso piccolo per l'adorazione, lui ha visto quello grande, dice mettiamo al centro della chiesa il crocifisso grande proprio per darlo all'adorazione della gente, proprio. Ed è una bellissima novità che ci porteremo finché ci saremo qui. Quindi io lo ringrazio e nello stesso tempo gli faccio gli auguri perché ha compiuto da poco i 50 anni di sacerdozio. Ecco. Sembra un ragazzino, come vedete. Ecco, Noi ci uniamo a questi è auguri. sabato 18 alle ore 18:30 in questa chiesa celebreremo questo grande giubileo, proprio per questo dono che Dio ci ha donato e che ha santificato e santificherà chissà quante persone. Padre, allora che esperienza, come la vive questa esperienza a San Luca, lei? E io citerei Corrado Alvaro che dice: una civiltà che scompare, su di essa non vi è da piangere, ma occorre trarre chi c'è nato il maggior numero di memorie. Ora noi non solo ricordiamo questa tradizione, soprattutto la chiamata della Madonna stasera e poi l'incontro il giorno di Pasqua, che Corrado Alvaro presenta come la settimana teatrale di San Luca, però un teatro sacro e profondamente religioso. Quindi, come diceva Don Pino, anche se io ho studiato tanto e ho prodotto, diciamo per grazia di Dio, moltissimi libri, l'ultimo volume è di 2.700 Per un pagine, totale mi pare di tre 25, quanti libri ha scritto lei? Sì, diciamo 30 libri, 30 libri, ecco, io ero in difetto. nei primi 10 anni. Sì, però io sono molto attaccato a queste tradizioni popolari. Cercando, come diceva Don Pino, di purificare, per esempio, da sentimenti di odio, di rancore che potrebbero esserci durante queste, noi diciamo assolutamente queste devono essere escluse dalla nostra preghiera perché non rappresentano una preghiera, anzi, devono essere tutto il contrario di quello che ha fatto Gesù sulla croce, che ha perdonato a tutti, quindi è un invito a perdonare di cuore, ma nello stesso tempo è una rappresentazione così viva, così bella, che proibirla, come è stato fatto nel passato, rappresenta qualcosa di incomprensibile per il popolo. Il popolo di San Luca ha sempre tenuto a queste tradizioni popolari e oggi, diciamo, la liturgia dà ragione, cioè almeno il direttorio pontificio riguardante la pietà popolare e la liturgia dice che sono intuizioni profonde del popolo, per esempio quello di mettere in rilievo il dolore di Maria ai piedi della croce, che fa sì che tanti si identifichino con questo dolore, e nello stesso tempo la risurrezione del Signore, la gioia pasquale, anche se non si parla nel Vangelo di un'apparizione di Gesù risorto a Maria, però è nella tradizione, nel non detto del Vangelo, che però dobbiamo assolutamente cercare di colmare attraverso la pietà popolare, attraverso il ricorso a queste rappresentazioni che dicono molto di questo passaggio dal dolore alla gioia e
l'esperienza del mistero pasquale del Signore. Ecco padre, non possiamo non fare una riflessione su quanto è successo qualche giorno fa, sta succedendo in questi giorni in Abruzzo, in Italia. Ecco, vogliamo farla una riflessione, quindi collegando il dolore di Maria o comunque un pensiero a tutte quelle persone che in questo momento stanno soffrendo e anche noi con loro. Dal punto di vista razionale, ci diceva il Vescovo ieri, non ci sono spiegazioni, perché non comprendiamo come mai ci siano questi disastri dal punto di vista naturale che tanti anche vogliono riversare su Dio. Un Dio che non interviene in questo, diciamo, in questi frangenti tremendi di dolore collettivo. Ebbene, la croce viene proprio a dire questo, che Dio non interviene miracolosamente, perché dovrebbe continuamente allora fare dei miracoli e si sconvolgerebbe l'ordine naturale dove c'è la libertà dell'uomo. Certo che l'uomo può e deve anche fare in modo che queste cose che sono dal punto di vista naturale dei disastri non lo diventino attraverso la prevenzione, attraverso la scienza che dovrebbe prevedere eccetera, solo che non si riesce oppure non ci si applica totalmente. Quindi non rendiamo Dio responsabile di una cosa che lui non vuole. Lui vuole solo il bene, ha creato l'universo, ma l'universo di per sé stesso è fallibile perché non è Dio l'universo. Quindi troviamo senz'altro degli squilibri, dei difetti nella stessa creazione. Però che cosa ci dice qui la croce? Ci dice questo, che anche il più profondo dei dolori, anche l'abisso delle tenebre, che sono quelli che attanagliano il cuore dell'uomo, possono essere trasformati in un atto di offerta e di amore. Quindi anche il dolore può essere spazio di amore salvifico, come ha fatto il Cristo sulla croce, come ha fatto Maria ai piedi della croce. Il Venerdì Santo e poi la Domenica di Pasqua, in pratica. Quello viene dopo, come prospettiva finale. Il male diventa un male non catastrofico, ma un male evolutivo, perché ci sarà la risurrezione, sarà la cosa. Ma intanto noi diamo valore allo stesso dolore, perché lo stesso dolore viene ad essere assunto dalla libertà umana e trasformato in segno positivo. Ecco, questo ci insegna Gesù dall'alto della croce, ed è una lezione di grandissimo rilievo anche in questi momenti così dolorosi del terremoto. Bene, grazie. Grazie tante. Vorremmo approfittare, ecco, insieme a Don Paolo, insieme a Padre Stefano, di mandare gli auguri più sinceri ai nostri compaesani che si trovano all'estero, che sappiamo che seguono la vostra TV, e quindi abbiamo avuto qualche telefonata dopo la venuta del Vescovo che ci sta con il presepio vivente, con la manifestazione che abbiamo fatto qui, e quindi veramente vi ringraziamo di questo servizio, intanto inviamo a loro un augurio di Santa Pasqua e di buon cammino nel Signore risorto. Grazie Don Pino, grazie a Padre Floris, grazie tante, grazie a tutti e tanti auguri.